Ciao a tutti, io sono Elena e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio rispondere a una domanda che mi fate veramente spessissimo, ovvero come cambio il fondo del mio acquario già avviato. Spesso capita di cambiare idea sul fondo che abbiamo scelto, perché magari abbiamo scelto un colore inadeguato, come magari un fucsia acceso, un blu elettrico che non ci piace e non è dato ai pesci, o perché abbiamo inserito un ghiaino e poi ci siamo accorti di voler dei pesci da fondo e quindi non andava bene e hanno bisogno di un fondo sabbioso, quindi dobbiamo mettere della sabbia, o magari perché non abbiamo inserito prima un fondo fertile sotto e vogliamo andarlo ad inserire, o semplicemente perché non ci piace più. Come vedremo, è una procedura non molto semplice. Mi raccomando, prima di allestire un acquario, pensate molto 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 bene alla scelta del fondo. Cambiare il fondo è un'operazione straordinaria, quindi che non rientra nell'ordinario, quindi che non deve essere fatta spesso, ma soltanto in casi eccezionali. Se avete visto il video sui batteri, sapete che all'interno del fondo sono presenti molti batteri utili per l'acquario. Andando a toglierlo, andiamo a perdere tanti di questi batteri utili, che potrebbero creare uno squilibrio biologico della vasca. Prima di passare al lato pratico, vi ricordo che se avete bisogno di fondi fertili, fondi inerti, accessori, attrezzature, eccetera, c'è il mio shop dedicato www.acquariopoli.com. Comunque, se avete bisogno di aiuto, chiedetemi pure. Inoltre, vi ringrazio veramente tanto per tutti gli ordini che state effettuando. Vi mando un bacione. Prima della fine del video, uno extra, ma torniamo a come cambiare il fondo dell'acquario. La prima cosa da fare è armarsi di un tubo o un sifone per svuotare la vasca, un retino, un contenitore grande dove poter andare ad inserire l'acqua e i pesci. Vi consiglio quelli IKEA, ci sono, mi pare si chiamino Samla, ci sono di tantissime misure in base alle vostre esigenze e hanno anche il coperchio, quindi magari non rischiate che i pesci saltino fuori. Io utilizzo quelli lì e mi trovo veramente molto bene. Un contenitore dove mettere piante e arredi, un attivatore batterico e un fondo nuovo che vogliamo inserire. Mi raccomando, anche col calcolo del fondo, vi metto qui come fare il calcolo per capire quanti chili o litri inserire. È molto importante anche quello. Ora passiamo al procedimento. Prima di tutto dobbiamo spegnere filtro e riscaldatore. Dopodiché prendiamo le nostre vasche dell'IKEA, se abbiamo scelto quelle, un altro contenitore, e andiamo a svuotare metà dell'acquario, ovviamente mettendo l'acqua dell'acquario nel contenitore. Per far ciò utilizzeremo il tubo o il sifone. Poi prendiamo il retino e andiamo a pescare tutti quanti i pesci e li spostiamo nell'acqua che abbiamo appena spostato dall'acquario al contenitore. Andiamo ad inserire anche il filtro e il riscaldatore nel contenitore. Perché sposto il riscaldatore dentro il contenitore? Perché questa è una procedura che richiede abbastanza tempo. Se dovessimo avere dei pesci tropicali, potrebbero ricevere degli sbalzi termici. Ovviamente, se abbiamo pesci d'acqua fredda, non servirà a fare ciò. Consiglio, se le dimensioni del contenitore lo permettono, di tenere azionato anche il filtro dell'acquario. Questo servirà a continuare ad ossigenare l'acqua che c'è all'interno del contenitore e a tenere bagnati i canolicchi. Comunque, se non potete tenerlo azionato, basterà tenere i canolicchi sempre nell'acqua che avete preso dall'acquario, non quella di rubinetto mi raccomando, e sempre bagnati. Non lasciate i canolicchi all'asciutto, sono il cuore dell'acquario, all'interno hanno tantissimi batteri, quindi mi raccomando, è molto importante. Poi togliamo tutti gli arredi e tutte le piante e andiamo ad inserirli in un contenitore. Se avete un acquario grande e questa procedura porterà via molto tempo, consiglio di inserire le piante in un contenitore con dell'acqua e mettere sopra una pellicola del Domopack trasparente per trattenere l'umidità all'interno, ci aiuterà a non far seccare le piante. Se avete un acquario piccolo e comunque starete poco tempo, questa procedura non serve. Ora andiamo a togliere la restante parte di acqua e andiamola a conservare. Potete inserirla o nel contenitore dove avete già i pesci oppure una tanica, insomma dove avete spazio. Rimasto solo il fondo, possiamo toglierlo. Consiglio, approfittiamo una volta che l'acquario è completamente vuoto per pulire perfettamente i vetri. Ora non ci resta che riallestire tutto. Andiamo ad inserire il fondo fertile, se ne abbiamo bisogno o abbiamo deciso di metterlo, mi raccomando senza lavarlo, e poi andiamo a mettere il fondo che abbiamo scelto sopra. Ovviamente se non vogliamo mettere il fondo fertile, basterà mettere il fondo e basta. Informatevi prima se il fondo che avete deciso di inserire va lavato oppure meno. La maggior parte dei fondi inerti comunque va lavato prima. Possiamo farlo tranquillamente sotto l'acqua di rubinetto. Posizionato il fondo, possiamo andare ad inserire di nuovo gli arredi, le piante, poi l'acqua, i pesci e
Tutto quanto di nuovo. Consiglio l'aggiunta di un attivatore batterico che andrà a ripristinare i batteri persi durante questa operazione. L'acqua può risultare un po' torbida dopo questa operazione, ma comunque si schiarirà con il tempo. Una cosa che mi chiedete spesso è: posso coprire il fondo che ho sotto mettendo un altro fondo sopra, così da non vedere più quello sotto? È una tecnica che sconsiglio. I fondi hanno un peso e una granulometria diversa, perciò potrebbero non stratificarsi nel modo corretto. Ad esempio, mettendo una sabbia sopra un ghiaino, la sabbia tenderà a passare attraverso il ghiaino e andarsi a depositare verso il basso. Ciò renderà il nostro lavoro inutile. Inoltre, durante la manutenzione, come quindi una sifonatura del fondo o magari una potatura di una pianta, o vogliamo spostare una pianta da un punto all'altro e ha radicato bene, può uscire il fondo che abbiamo sotto. Quindi uno spreco sia di tempo che di soldi. Spero che questo video vi sia stato utile. Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale YouTube e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Seguitemi sul mio Instagram dedicato agli acquari, acquario_stardust, sulla mia pagina Facebook, sul mio canale Telegram e, perché no, anche su TikTok. Io vi mando un enorme bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!